Eccoci qua, siamo tornati in onda, lui mi è emozionatissimo, sto parlando di Ennio De Boni, che è dell'Associazione Famiglie Numerose, giusto? Sì, Buona giusto. festa del papà, mi viene subito a dire. Siamo un Grazie. po' rigidi perché abbiamo, come ben sapete, l'auricolare. Guarda come ho intitolato un po' questa parte della trasmissione, Papà, eroi moderni. E secondo me è così. È così, perché insomma ci si barcamena con tutti gli impegni, il lavoro, la famiglia, e questo vale anche per le mamme, ma almeno oggi fateci un pochino gongolare, perché noi uomini abbiamo poi soltanto questa festa, non è che ne abbiamo molte, non è che abbiamo la festa della donna, la festa della mamma, Ci allora, basta. ci basta, grandissimo. Allora, Ennio, avremo anche a breve, lo dico per chi ci segue, l'associazione, però, un avvocato esperto in diritto di famiglia, perché io non voglio mai dimenticare anche i papà separati. Oggi è la festa di tutti, festeggiamo qui insieme e sottolineiamo il fatto che tu hai 5 figli. Sì. Come funziona una famiglia con 5 figli? È dura o non è dura? Ma quante soddisfazioni poi ci sono? Prego, non ti allontanare troppo perché sennò mi esci dal... Voilà, ecco Scusate, qua. no, funziona, è dura sì, perché è impegnativo, si sa che si programma tutto il giorno, la settimana, si programma anche il mese, perché logicamente bisogna, i tempi sono quelli, siamo in tanti, tante esigenze e quindi molte cose da mettere insieme, uniti e logicamente far marciare come un menage che sembra che sia normale, ma in realtà è poi abbastanza complicato perché ognuno ha i suoi programmi, ognuno ha le sue esigenze, ognuno fa le sue Quanti cose. siete? Quindi sottolineo 5, giusto? 5 Beh, figli o in totale siete come nucleo in 5? di Quindi mamma, fatto, papà. sì, mamma e papà, ho 5 figli, ho due Quindi... ragazze, tre maschi, Ah, più ok. abbiamo anche un'amica della mia figlia, anche lei è universitaria, Quindi è che appoggiata in casa? sì, si è affidata a noi praticamente L'avete perché ha problemi adottata? suoi. Ecco, di fatto è sì, adottata a tutti gli Posso effetti, non chiedere? che è adottata mia. Sì, beh, ma perché ormai fa parte della famiglia, nel Sì, senso sì, sì, che è sì, sì. lì, è appoggiata a voi in casa. Posso chiedere che tipo di impiego, che lavoro fa? Beh, facevo il carabiniere, quindi Ah, praticamente dell'arma? ero dell'arma, sì, esatto. Adesso sono in Ok. pensione, ne ho approfittato così, approfittata. Ho cambiato sistema, praticamente dedico più alla Ma famiglia il ecco perché tempo. allora tutto funziona, tutto è rodato e la squadra funziona, perché lei mi è un ex carabiniere, quindi, e quindi c'è un po' di caserma, diciamo, all'interno della famiglia, come organizzazione Come parlo. organizzazione, modo di pensare, mentalità, è anche una brava donna, diciamo anche mia moglie che è brava effettivamente, lei che fin da piccola le ha tirate su tutti, si può dire, quindi si è dedicata alla famiglia, non ha avuto neanche lei possibilità, altre possibilità da fare. Difatti lei, mia moglie, è casalinga a tutti gli effetti, lo è sempre stata, al terzo figlio ha dovuto mollare il lavoro e dedicarsi completamente, interamente alla famiglia, perché logicamente uno lavora e l'altro deve stare a casa. Spesso Quindi si sente che si affida la famiglia ai nonni, soprattutto ai figli, sto non ce li ho. parlando. Non li avete, quindi vi siete No. dovuti rimboccare le maniche e aiutare uno con l'altro. Sì, sarebbe stato un ottimo valido aiuto i nonni, avere i nonni veramente vuol dire avere una marcia in più, detto così. Questa marcia qua noi non abbiamo avuto questa fortuna perché distante io da casa originaria, lei pure, perché discorsi di trasferimenti che si La ha caserma, per la quindi, per il caserma, lavoro. eccetera, eccetera, quindi l'affidamento della famiglia è sulle nostre spalle e quindi ce la siamo portata avanti noi da soli. Posso fare una battuta? Adesso questo è Sì, un certo. alleggerimento, quindi siamo qui a festeggiare, a divertirci. Ma i carabinieri nel collettivo, con l'immaginario collettivo, hanno il baffo. Ennio, Che baffo. il baffo, quel Ah baffo famoso no, del quello carabiniere. tradizionale, no, no. Forse nelle vecchie fotografie, Vabbè, nelle io... stampe, per io ho carità, è sempre bello visto riportarli, così. perché insomma adesso poi non è Mai così. Non avuto? ho mai avuto. Mai avuto. So L'unico che carabiniere che ho tanti. incontrato senza il baffo. No, no, non è così. Non è... Poi adesso ci sono chi si tiene sicuro, come aveva Certo. lei, ci sono delle regole, bisogna tenere, non si può portare un baffo Vabbè, selvaggio. ma io ero in È aeronautica, molto. in aeronautica era permesso, pizzetto e baffo ce li avevo, bastava, mi ricordo, avere la fotografia sul documento, quindi se era col pizzetto, sul documento e anche sul tesserino, era valido, se tu toglievi, mettevi, toglievi, lì non si poteva più. Beh, io non ho mai trovato questo problema, a me hanno sempre fatto la foto senza cappello, con il cappello, discorso di baffo, non baffo, non ho mai creato un problema. Certo, sto No. scherzando. Allora,
c'è caos. Come funziona all'interno di una famiglia così numerosa? Caos? No. Comunque, logicamente, diciamo che ci sono dei periodi critici, diciamo così. Quali sono questi periodi critici? Mi viene subito da profano, perché io non arrivo da una famiglia sfortunatamente così numerosa come la sua, mi verrebbe da dire le feste. Tipo d'estate, secondo me, è un macello organizzare e partire. Mi stresso io, che ho solo una bimba di 9 anni e ha 15 bagagli ogni volta che partiamo, figuriamoci voi che siete molti di più. Beh, se i critici, diciamo, nel menaggio di solito la mattina che arrivano tutti quanti, tutti partono insieme, si può dire, no? Quindi tutti si preparano, ma sono tutti organizzati, praticamente sono grandi abbastanza, quindi non è che bisogna cercarsi il libro, lo fanno già da loro. Sono già organizzati in questo senso. Per quanto riguarda... qualche dritta su come magari risparmiare, perché sicuramente siete dei grandi esperti. Prego, comunque a lei ancora la parola per il menage mattutino e dintorni. Risparmiare. Per risparmiare le cose bisogna spendere bene accuratamente ciò che serve. Si guarda qualità e prezzo su tutte le cose. Si entra dentro al supermercato, si controlla, si vede il peso, si vede gli ingredienti, si vede questo, quello che fanno tutte le casalinghe. È là che si sta lì a guardare. Sì, però Ennio, parliamoci da papà a papà. Noi sappiamo che i nostri ragazzi, soprattutto quelli italiani, a parte essere un po' viziatelli ed è colpa nostra, badano molto a ciò che è l'aspetto, l'esteriore. Se ne parlava proprio anche ieri sera, purtroppo con un brutto caso, e lo ricordiamo, quindi di Cittadella, di questo ragazzo che purtroppo non c'è più. Quindi l'esteriore, e come si fa a dire a un proprio figlio: no, non posso regalarti questa cosa di marca, oppure non ti posso regalare quest'ultimo telefonino, piuttosto che, perché loro poi ti guardano con quegli occhioni che sciolgono, insomma. Non è caso mio, i miei figli non si vestono di marca, non hanno questo problema. Hanno i compagni che sono vestiti blasonati, per i miei non è che girano vestiti blasonati, abbiano anche dei camicette semplici, sì, anche di buona fattura, certo, ottima qualità, fatti made pure in Italy, logicamente a buon prezzo, logicamente non hanno certamente quella firmata scritto 300 euro, questo no di certo. Questo però nasce da che cosa? Dall'educazione che un genitore, che una famiglia riesce a impartire ai propri figli. Esatto. Esatto. Come si riesce a essere, quindi, questo proprio me la segno io, per esempio, come si riesce a essere un buon papà e quindi un buon capo di famiglia, se sappiamo che è il lavoro più difficile al mondo, fare il papà? Guarda, io ho imparato da mio padre, quando ero bambino, e praticamente sto tramandando a mio figlio, quindi praticamente quello che mi ha insegnato lui a me, tutto quanto con le sue modo di fare, eccetera, eccetera, che effettivamente... Io ho imparato da lui e logicamente adesso mi ritrovo praticamente di fare i suoi stessi passi, il suo stesso comportamento, il stesso modo di fare. E vedo che è una cosa giusta, in fin dei conti. Allora, vediamo se è poi così giusto e se è così di successo come formula. Vediamo subito, eh. In arrivo una piccola sorpresina. Vediamo, ecco qua. Perdonate. Antonietta, ecco, lei è madre di 5 figli, ma sì, parliamo di suo marito. Com'è? È una persona meravigliosa, sempre presente, che mi ha sempre sostenuto ogni qualvolta io chiedevo aiuto con 5 bambini piccoli. Oggi è la festa del papà, che messaggio vuole lanciare? A mio marito, continua così, che la tua famiglia ti vuole un mondo di bene. Che bello, queste sono soddisfazioni. Devo ammettere che quando ho visto il video, sono un po' un romanticone, sono commosso. È bello sapere di avere l'amore e l'appoggio di chi si ha accanto da una vita per l'azienda, che secondo me appunto è la più difficile da portare avanti, cioè quindi l'azienda famiglia. Guarda, se c'è intesa, ci si vuole bene, ci si capisce e ci si comprende. E i problemi che ci sono li si affrontano insieme. E se i figli sono anche grandi, anche se sono piccoli, capiscono anche loro. Sì, però questa è un po' una società in cui la comunicazione viene a mancare, dove l'uomo e la donna sono su pianeti completamente differenti. Vediamo se riesco ad avere, adesso sto cercando di contattare, come da promessa vi dicevo, l'avvocato Enrico Zambardi, che è esperto in diritto di famiglia, e sentiamo poi purtroppo un'altra campana. Eccolo che arriva. Avvocato, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Vediamo se riesco ad averla. Eccola qua. Un secondo solo che cerco un attimo di... Ecco qua. Grazie per essere in nostra compagnia. Esperto, dicevo, in diritto di famiglia. C'è un'altra campana che purtroppo è quella del fatto che non tutto funziona sempre bene. Quindi lei mi è esperto purtroppo della famiglia quando purtroppo si disgrega.
giusto? Com'è la situazione in Italia? So che ci sono un sacco di padri separati e questo purtroppo non ci piace. La situazione in questo momento in generale è quella per cui le separazioni e i divorzi, quindi la crisi della famiglia, è in aumento continuo. I procedimenti per separazione in tutti i tribunali d'Italia sono in una fase di continuo proprio aumento esponenziale, e quindi la crisi della famiglia in questo momento forse, diciamo così, sta toccando l'apice sotto il profilo statistico e storico di quella che è la storia degli ultimi 30 anni dalla riforma del diritto di famiglia in poi. Avvocato, è vero che oltre quindi a ciò che sono le cause per problemi in condominio, liti condominiali, appunto anche questa della separazione, della famiglia che si scioglie, che si slega, è appunto, come diceva lei, una delle maggiori cause, magari forse del rallentamento della nostra giustizia, perché ce ne sono un sacco di cause e magari le cose molto più importanti vengono subissate da tutti questi incartamenti, da tutte queste cause? Lei... Assolutamente sì, lei deve considerare che ci sono alcuni tribunali che addirittura devono dedicare più sezioni a quella che è la trattazione delle separazioni e dei divorzi. Quindi sostanzialmente in questo momento, se consideriamo che poi una causa per una separazione o un divorzio giudiziale può durare anche svariati anni, ecco, ci rendiamo immediatamente conto di quello che è l'impatto sul sistema giustizia anche di queste cause, assieme a tutto quello che chiaramente è il carico rimanente. Avvocato, io so che purtroppo c'è una cosa molto negativa quando si tratta dei divorzi, il fatto di utilizzare il figlio o i figli, nel caso ci siano, come merce di scambio, nel senso come proprio arma di difesa o d'attacco, è vero? Sì, purtroppo è vero. Nel senso che quando i rapporti tra i genitori, tra il marito e la moglie che si stanno separando, stanno divorziando, non sono buoni, sono conflittuali, il figlio diventa l'arma per raggiungere finalità che molto spesso sono in primo luogo proprio contrarie, non solo al benessere e alla salute psichica del minore, ma che sono proprio finalità del tutto, a volte proprio invece. Avvocato, voglio capire, per quanto riguarda la tutela, questa sera tiro l'acqua al mulino, insomma, dei papà. Quindi sappiamo che in passato veniva fortemente a mancare la presenza e anche la sussistenza per quanto riguarda la madre, quindi le donne, e la nostra giurisdizione pian pianino ha iniziato a tutelarle sempre di più, creando però adesso una disuguaglianza molto evidente. Ci sono padri che finiscono sull'astrico, ci sono padri che dormono in macchina, che perdono tutto. È cambiato qualcosa ultimamente? C'è una miglioria per la tutela del padre? Beh, allora, in questo momento storico diciamo che il problema e la tematica dell'impoverimento a livello così generale dei padri separati è forse questo il momento in cui il problema sta toccando o ha toccato il suo apice. Mi spiego, la separazione e il divorzio rappresentano sempre determinano sempre un impoverimento del nucleo familiare. Il padre, che nel 99% dei casi sostanzialmente dopo la separazione deve lasciare la casa coniugale e deve provvedere economicamente al mantenimento dei figli, al mantenimento del coniuge in taluni casi, e deve provvedere al proprio sostentamento trovando un alloggio, dovendo provvedere al proprio sostentamento. Certo, in un periodo storico come il nostro, per forza di cose purtroppo va a gambe all'aria. Secondo appunto le ultime statistiche, i dati di cronaca di questi giorni, proprio si parla proprio di povertà in senso tecnico, quindi non in senso, diciamo così, generico, di
un padre su tre di quelli separati. E quindi si può parlare sicuramente di grandi numeri in cui l'impoverimento, quindi la povertà lo sottolineo in senso vero e proprio. Istat parla di povertà quando si deve vivere con meno di 500 euro al mese per Certo. una persona, ecco, riguarda, ripeto, una persona su tre di quelli che sono i padri separati. Avvocato, voglio chiudere con un suo personale, se possibile, consiglio. Cosa fare se purtroppo c'è di mezzo un divorzio, se si finisce quindi nello studio legale? Quale potrebbe essere la prima cosa che le viene da consigliare? Facciamo finta che sia io suo ospite, la prima cosa su cui, insomma, parare il colpo per non finire gambe all'aria. Quale potrebbe essere, le chiedo? Il consiglio principale, la soluzione migliore per ogni tipo di separazione, per ogni tipo di divorzio, sarebbe sempre quella di trovare una soluzione consensuale, una soluzione che non porti i coniugi in quello che è un procedimento giudiziario costoso che dura anni e nell'ambito del quale poi devono essere messe in campo tutta una serie di ragioni, di argomentazioni che sono proprio distruttive al massimo grado. Quindi il consiglio principale che si può dare a tutti è quello di cercare sempre una mediazione, un punto di incontro che può a volte scontentare un poco entrambi i coniugi, ma che poi alla fine, nel lungo periodo, si rivela sempre essere la scelta migliore. Ringrazio per l'intervento l'avvocato Enrico Zambardi, esperto in diritto di famiglia. So che lei ha uno studio sia in quelle di Treviso, se non sbaglio, e anche di Ferrara, quindi l'ho chiamata proprio per questo, perché aveva l'ottica sia sulla regione Veneto e anche l'Emilia-Romagna, quindi un flash più esteso. Grazie per l'aiuto. Buonasera. A lei e grazie. Noi torniamo quindi a sorridere dopo questo. Per me doveroso, insomma, ricordo anche per quanto riguarda i papà un po' più sfortunati, con un intervento molto particolare. Vediamo se riesco a mandarlo in onda. Eccolo qua, non so se Daniele, lei lo figlio più riconosce. piccolo di una famiglia con 5 figli, ecco, parliamo di che rapporto hai con i tuoi fratelli? Beh, in casa c'è sempre persone con cui parlare e non ci si annoia mai. Cos'è che hai da invidiare ad un figlio unico? Beh, ad esempio, mi piacerebbe più avere la mia privacy E invece, secondo te cosa manca ad un figlio unico che non ha fratelli? La compagnia, le condivisioni e Cos'è che ti dà più fastidio? I dispetti dei tuoi fratelli quando, insomma, nel rapporto con i tuoi fratelli, cos'è che ti infastidisce di più? loro che l'uso che loro usano dei miei oggetti che loro usano senza il mio permesso. Ti va di fare gli auguri a tuo papà per la festa del papà? Auguri papà. Che papà è? Un papà speciale, molto presente nella nostra famiglia. Che bello, eh? Sono uno sciocco, mi commuovo io per lei. Ho alternato un po' il tu, lei, perché per me è un'emozione, mi sento un po' in causa anch'io, visto che sono un papà, una bimba di 9 anni, gli mando un bacio. Chissà se si sarà ricordato di farmi almeno un disegnino o qualcosa. Bah, Sì, ricorda, si speriamo, ricorda. speriamo. Di solito devo suggerirglielo io, un po' Ma sbadatella, non ma preoccupare, comunque ci è il mio tengo. tesoro. Allora, che effetto le fa vedere il suo cucciolo? Così, e soprattutto sentire queste parole, cioè alla fin fine tutti i sacrifici, tutte le corse che si fanno vengono ripagate da magari queste due o tre parole che scaldano il cuore. Sì, ha detto tutto, effettivamente. Beh, è tutto un impegno che si ha per un figlio, logicamente poi si è ripagati, anche con due o tre parole, ma vuol dire tante cose, insomma. Così pure anche i miei figli più grandi diranno le stesse identiche cose, spero, perché erano piccoli allora, questo è l'ultimo cucciolo, adesso sono più grandi e cambieranno il modo di parlare, ma... Le chiedo un ultimo consiglio. Abbiamo sentito poc'anzi l'avvocato, come non scoppiare come coppia? Come scoppiare? Ma sinceramente cercando sempre l'armonia.
cercare un dialogo con, sì, a volte, sì, anche sdrammatizzando, ridendo. Beh, possibilmente quello, perché logicamente l'allegria è sdrammatizzando le cose, così ne si prende con una visione più umana, parte più leggera. Logicamente se uno si pensa ai problemi diventa pesantissimi, e allora questo non è il modo giusto per prenderlo. Allora, insieme, auguri papà, 1, 2, 3, auguri a tutti papà. E un saluto ad Ennio De Boni, grazie per essere stato qui, un saluto anche all'Associazione Famiglie Numerose e a tutti i papà che comunque abbiano a portata di mano quotidianamente il loro cucciolo o meno, anche perché magari li devono vedere nel weekend. A tutti i papà tanti auguri. Noi torniamo domani sera come sempre alle 19:15 con un altro approfondimento, altre tematiche, restate sempre in nostra compagnia. Vi ricordo di guardare nel nostro sito www.gruppotv7.com tutte le news, tutte le informazioni e soprattutto se volete partecipare al progetto iReporter mandateci i vostri video. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi aspetto domani sera. State sempre in compagnia anche del gruppo editoriale TV7.